Sono sbucati dal nulla. Ho portato dentro Jerry e ho attivato il cancello. Deve essere svenuto. Joker è passato da quella porta. Che cosa c'è dall'altra parte? Quello che chiamiamo isolamento estremo. Si può accedere solo attraverso il sistema di trasferimento. Aprilo. Nessun problema. Non devo fare altro che chiamare un'altra cella. Ok. C'è qualcosa che non... L'accordo della sicurezza è più chiaro. Problemi là sopra? Joker. Ti aspettavi due facce, forse? Non puoi scappare, Joker. Povero ingenuo, io non voglio scappare. Mi sto divertendo troppo. Ci sei persino tu che mantieni vivo il mio sorriso sul volto. Non per molto. Davvero? Vedremo. Ta-da! Oh, dimenticavo. Se avevi in mente di seguirmi, ho pensato di prepararmi in anticipo. Mentre noi siamo qui, Gordon sta andando da Harley. Agente Bulls. Se mi accorgo che cerchi di seguirmi, lui muore. Harley non vede l'ora. Magari lo riprendo e mando il filmato su internet. Il sistema di trasferimento è saltato. L'unica cosa che posso fare è aprire la porta da cui sei entrato, mi spiace. Devo tornare nel blocco di detenzione. Bulls non è mai stato furbo, avrà lasciato qualche traccia. Riesco a riprendere il controllo del sistema. Batman, che cosa succede? Joker è scappato, si è isolato da qualche parte e ha preso tuo padre. Papà! Non ti preoccupare, lo libero io. Sì, lo so, ma... Oracle, ci riuscirò. Joker non può vincere. Non glielo permetterò. Inizierò da dove è stato prelevato. È stata la guardia Frank Bowles ad aggredirlo. Troverò Frank e troverò tuo padre. Bruce, sbrigati, ti prego. Mi starete chiedendo come ho fatto? Il grande detective si è perso. Io e Frankie ci conosciamo da tempo. L'ha tirato fuori da una seccatura un paio d'anni fa. Dunque, quando mi servono i codici di sicurezza o devo tramortire un vecchio, so a chi rivolgermi. Più niente di grande. È Batman! Oracle, sono nel blocco di detenzione. Sto per montare una scena del crimine. Qual è il piano? Isolare qualcosa nella stanza che sia tipico di Bulls? Esatto. Bulls ha buttato per terra la fiaschetta. Vediamo che cosa rileva lo scanner forense. Posso seguire le tracce alcoliche del bourbon di Frank nell'aria? Oracle, ho una traccia. Bene, segui la pista. Io raccolgo tutti i riferimenti ad Arkham che riesco a trovare. Potrebbero tornarci utili più tardi. Livello di sicurezza arancio alfa. Il trasferimento ai piani superiori è autorizzato agli addetti dotati del permesso di sicurezza corretto. Livello di sicurezza arancio alfa. Alfa. Fa. Stupido, inaffidabile. Come ha fatto Joker a liberarsi? Zitto. Che cosa succede? Batman! Il signor Joker non vuole ancora che ci segui. Ah!
Che cosa diavolo è successo? Che ne dici, Batman? Adesso non ci puoi più seguire. Hai fatto la tua sotto finché io e figlio Joker non saremo pronti a incontrarti. Ehi, Batman. So che mi senti. Avrei qualcosa da farti ascoltare. Harvey e Frank stanno per uscire dall'edificio con il vecchio. Come faranno a passare in mezzo a tutte quelle guardie? Sono pronto ad assolvare. Ehi, Frank, dove sei stato? Joker ha fatto arrivare altri uomini. Entreranno dalla parte anteriore del manicomio. Bisogna impedire che passino da questa parte. Maledizione, presto ragazzi, sorvegliate l'ingresso principale. Quanti sono, forse? No, aspetta, come diavolo fai a sapere che... Frank, che cosa stai facendo? No, mettila giù. Frank, ma che diavolo... Queen, la via è libera, porta qui le chiappe. Sei proprio un capolavoro, Frankie. Una donna potrebbe fare pazzia per uno come te. Non fare l'accidenta con i sottoposti, cara. Fra poco arriveranno altre guardie. Non fartele scappare. Non temere, tesoro. Sai che ho occhi solo per te. Hai sentito, Batman? Frankie se la sta cavando alla grande, mi pare. Un altro prezioso collaboratore per l'organizzazione. Avviso. Allarmi intrusi a livello B4. Aveva ragione, è facile. Diamoci dentro. Non hanno possibilità. Questa guardia... È qui! Sta bene! Non ancora, ma sono vicino. Harley Quinn ha cercato di rallentarmi. Mi ha fatto cadere addosso l'ascensore. E ha funzionato? Ovviamente no. Ti contatto non appena arrivo in fondo alla pista. Di Joker hanno preso il controllo del corridoio di trasferimento al blocco di detenzione. Non mi piace. Ho ascoltato le comunicazioni di una guardia. A quanto pare gli uomini di Joker hanno messo le mani sulle armi. Lo so. Devo impostare la modalità di visione del cappuccio in modo da isolare gli uomini armati. L'avvicinamento diretto sarebbe un suicidio. Devo giocare d'astuzia e trovare un modo di passarli. Chi se ne frega se caccia la testa a punta in questa stanza che la faccio passare? Sì, è un morto che cammina!
Nessun problema, i ragazzi stanno completando il lavoro. Quelle teste di legno di Arkham non avevano possibilità. Bene, il topo volante sta per arrivare. Devi preparargli una trappola. Non voglio che... Oh, guarda chi c'è! Ti fischiavano le orecchie, mamma! Immagino che sia meglio avvisare i ragazzi che stai arrivando. Forse no. Sarà una bella sorpresa! Ding 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 dong! Il manicomio di Arkham ha una nuova gestione! Ecco un breve aggiornamento sui fatti più recenti. Attenzione! Un paziente è scappato! È vestito come Batman! Che idiota! Avrebbe dovuto sapere che è un costume pericoloso! Personalmente credo che la soluzione migliore sia abbatterlo per sempre. È l'unica cura attendibile. Siano! Quello che mi manca nel cervello l'avete tutto nel cuore. A proposito di cuore, portatemi quello di Batman. Che cosa vuoi? Orlin Quinn? Mi chiami Harley, lo fanno tutti. Mi meraviglia che abbia scelto Harley. Ho già ho sempre avuto la passione per le personalità estreme. Non si può negare che questi supercriminali siano un po' glam. L'avverto, signora. Questi sono psicotici nell'anima. Molti preferiscono ucciderla piuttosto che parlare. Sono sicura che mi troverò bene, dottoressa. La mangiano con attenzione. Sto serio. Ne conosco un paio che lo farà per davvero. Che cos'è? Joker vuole che lo troviamo. Sparpagliatevi! Potrebbe essere ovunque. Allora tenete gli occhi aperti. Muovetevi! Non vi preoccupate, ce la potete fare! Non ha nessuna possibilità! Non fatti prendere dal panico, ce la possiamo fare! Non ho paura di te, Batman. Questa volta ti prendo. Sto solo giocando, vedrai.